Sono Marco Inzoli e vi do il benvenuto qui in Iper per vedere una ricetta di un dolce. Vedremo una torta soffice di castagne, quindi una ricetta adatta alla stagione autunnale, molto gustosa, ma che si può realizzare comunque in tutte le stagioni perché è a base di farina di castagne, quindi resterà questa torta bella soffice. Partiamo subito con la realizzazione. Allora, 3 tuorli e un uovo intero, dello zucchero semolato, 150 g di zucchero semolato, e con l'aiuto di una frusta andiamo a lavorare il tutto fino ad ottenere un composto abbastanza sodo, spumoso. Andiamo ad aggiungere 150 g di burro, noi l'abbiamo lasciato ammorbidire, andiamo ad imburrare con l'aiuto di un pennellino una tortiera, aggiungere un pizzico di farina bianca, distribuiamo bene la farina anche sui bordi, riprendiamo il nostro composto e andiamo ad aggiungere il burro, lo ammorbidiamo ulteriormente con la frusta e andiamo ad aggiungere 150 g di farina di castagne e 100 g di farina bianca. Ultimo ingrediente che andiamo ad aggiungere, 7,5 g di lievito in polvere sono sufficienti per la realizzazione del nostro dolce. Andiamo ora a distribuire all'interno della tortiera il composto e andremo quindi ad infornarlo a una temperatura di 175 gradi per 30-35 minuti circa, un po' dipende dal vostro forno di casa ovviamente e dallo spessore, quindi dalle dimensioni dello stampo che avete usato, perché più è spessa la torta maggior tempo richiederà in cottura. Ed ecco, la nostra torta è pronta da infornare.